Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. 100 puntate di Locali Tour d'autore, caro mio Fabio. Senti, ma come mai la settimana scorsa non c'eri, mi sono fatto la puntata da sola? Cos'è questa divisione? Ma avevo impegni. Vabbè, adesso non te la senti di stare sola, vero? Anche perché io vorrei andare a vedere 070, cioè Renato Zero al Circo Massimo, a parte che è iniziato il 23, 24 e 25 settembre passati. Ma adesso ci sono altre tre date, fino a fine mese, inizio ottobre. Non ce lo possiamo perdere, Ale. Ma visto che andiamo a Roma, a questo punto, oltre ad andare al Circo Massimo, passiamo un attimo anche alla mostra di Roma, dove c'è una mostra riguardante Lucio Dalla, e quindi Anche se il tempo passa, si chiama, insomma. È vero. Senti, ma invece hai saputo che nel web, in Vietnam, i genitori mettono i propri figli dentro sacchetti di plastica e attraversano il fiume per non fargli bagnare gli abiti per portarli a scuola? Capisco quanto sia importante per una famiglia mandare il proprio figlio a scuola, l'istruzione è importante poi per tutta la famiglia, quindi loro fanno di tutto questi genitori per poter dare un'istruzione ai figli e avere un futuro migliore. Ma quella cosa bella, poi se vedete ci sono le foto, loro stanno praticamente, l'ossigeno dura 3-4 minuti perché lo chiudono proprio per non far entrare l'aria, e l'acqua. Dura 3-4 minuti praticamente l'ossigeno, e loro in un minuto attraversano il fiume, perché chiaramente sennò... Immagina i sacrifici che fanno i genitori. Pazzeschi. Per i figli. Pazzeschi. Avete capito? Locali tour d'autore, 100ª puntata, cambia, diventa informazione, ma non è finita qui, eh. Ne vedrete e ne sentirete delle belle. Strada, notte, vento, fari, corsa, fumo, fango ovunque, sono frazioni di te. Urlo senza aprire bocca, mentre colpi di stanchezza sulla faccia, è la distanza che c'è. Corro ma mi faccio male, inciampo spesso in questo. Vivo come ghiaccio al sale, il mio cuore vuol fuggire. È una notte lunga e fredda, il lupo in cerca di una preda. Come sono stata stupida ad immaginarmi l'unica. Devi rendermi l'anima, tu che hai preso tutto di me. È un'emersione lenta, cercare meglio fino in fondo al mio diario, come dimenticare te. Come posso dimenticare te? O forse sto sbagliando tutto, forse sono io che non incrocio il tuo binario di una stazione in confusione. Nel dubbio riprendo la mia corsa ancora, perché so che avrò e sveglio il lupo dentro me e si intrecciano parole che non ho voluto dire. Siamo tutti un po' più deboli di esistere, perché noi non siamo pronti a scegliere l'anima. Devi rendermi l'anima, rendimi. Tu che
367 della crisi idrica a Roma. Non è il momento del panico e dell'intolleranza, servono prudenza, civiltà e umiltà. Disinneschiamo le polemiche. Io al bolletto l'ho pagata tutte! Fabrizio, mi porti al cinema, mi porti al cinema, mi porti al cinema, mi porti al cinema, perché ci sono tre film da andare a vedere che sono campioni di incassi. Il primo in assoluto è Avatar, poi abbiamo la new entry Don't Worry Darling con Harry Styles, quello non me lo posso perdere, e poi vogliamo divertirci con i Minions 2 e come Gru diventa cattivissimo, perché voglio imparare a diventare cattivissima. No, aspetta, cioè tre film in uno non ce la faccio, magari facciamoli un amore, po' ma ci so, no, ma ci sono le multisala, quindi un momento vai a vedere uno, poi vai a vedere l'altro, cioè becchi tre piccioni con una fava. No, allora scusa, ne vediamo quattro, perché c'è anche un film bellissimo appena uscito che è Siccità di Paolo Virzì, e ci sono gli attori fantastici. Sì, ma diciamo anche di cosa si tratta e chi lavora in questo fantastico film? Beh, c'è Silvio Orlando, Valeria Mastrandrea, Claudio Pandolfi, Monica Bellucci, Max Tortora e tantissimi altri attori. Girato a? Girato a Roma, ovviamente, e parla di questa mancanza di acqua, che da tre anni Roma non vede l'acqua. Ma mi fa tanto pensare all'estate che abbiamo trascorso, che comunque avevamo carenza di acqua, non pioveva e quant'altro. Quindi questo film un po' rispecchia l'andamento climatico attuale. Cioè ci cade attuale. Proprio acceso, ci cade a fagiolo. Come si dice, va bene, okay. E c'è da preoccuparsi perché comunque sì. Quando eravamo bambini noi non c'era tutta questa attenzione per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda il clima. Adesso invece i nostri figli stanno vivendo questa situazione attuale che noi non ci saremmo mai immaginati di arrivare a tutto questo, quindi è la natura che si ribella. E io ti devo portare al cinema, quattro cinema. Vabbè, ti dico che c'è sempre multisala e quattro film in una giornata te li puoi fare tranquillamente. Vabbè, vado a prendere le chiavi, a prendere le chiavi della macchina. Prendi anche i popcorn. Sì. Buongiorno, vorrei comprare un mazzo di speranza, colore definito, la costanza, perché mi sento di essere così. Purtroppo non ho soldi ma abbastanza di buona voglia e positività, che al giorno d'oggi fan fatica a esistere. Ma no, non servirà la confezione, non serve il fiocco a questa mia passione. Come si può rinchiudere un pensiero? Come si fa a negare il suo futuro? Ci vuole il senso che stiamo perdendo, come le 100 lire, come un ballo lento. Meglio lasciare che questo profumo di fiori freschi possa andare in alto, a farci ritrovare quel sorriso che i nostri nonni avevano sul viso. Così li ho visti andare via troppo distanti, e anche un bacio sulle rughe addio, che ho avuto le carezze più importanti. Ho trattenuto il fiato e detto addio, che qui forse è il momento di fermarsi. Non c'è dolore che si possa mai dimenticare di chi va via così, senza salutarti. Saluto e scusi se le ho tolto la pazienza, con tutto quel lavoro che le avrà da fare. Ci siamo imbambolati qui a parlare. Del resto non è facile trovare persone che si lasciano un po' andare a qualche riflessione naturale. E sì, ci servirà la comprensione per ritornare a quello che eravamo, persone vere ed occhi più sinceri. Stiamo parlando quasi fosse ieri. Ci vuole il cuore che stiamo perdendo, come le chiavi del nostro appartamento, che poi si resta fuori insieme al sogno senza capire dove stiamo andando. Così li ho visti andare via troppo distanti, neanche un bacio sulle rughe addio, che ho avuto le carezze più importanti. Ho trattenuto il fiato dicendo addio, che qui forse è il momento di fermarsi. Non c'è dolore che si possa mai dimenticare di chi va.
così li ho visti andare via troppo distanti, neanche un bacio sulle rughe addio, andati via così senza salutarci. D'autore. Un caro saluto a tutti, sono Gianni Maritati, direttore della Festa del Libro e della Lettura di Ostia. Oggi vi parlo di Donna con libro di Bianca Pizzorno, edito da Salani. Per la prima volta una grande scrittrice come lei si confessa, più esattamente si racconta attraverso le molteplici letture e riletture di tutta la sua lunga vita. Le sue sono pagine che si leggono con interesse e gratitudine, che spalancano gli occhi al fantastico mondo della lettura, della cultura, della bellezza. È bene tenere presente le sue parole introduttive. Questo libro, dice, non vuole essere un saggio sulla lettura né tantomeno sulla letteratura, ma una sorta di memoir, una galoppata tra i ricordi, una serie di riflessioni a ruota libera sui libri che in epoche diverse sono entrati nella mia vita e l'hanno influenzata. Il libro di Bianca Pizzorno è un viaggio nello spazio e nel tempo, nelle storie più intriganti e illuminanti, nella psiche dei personaggi, nelle esperienze immaginarie o reali degli autori e delle autrici, ma sempre con uno speciale trasporto emotivo fra rabbia e innamoramento. Sveglia, stamattina non mi prende, mi trascino come un soldier. Dalla camera alla mia cucina, come un marine, dov'è la presa sveglia? La giornata non si è accesa, sento vuoti di parole, milioni di persone corrono, si chiedono. Quanta bella gente c'è stasera. Ma quanta bella gente c'è stasera. Ma quanta bella gente. Che ne pensate di questo nuovo Locali Tour d'autore by Gialisse? Nuove informazioni, si parla di mondo, si parla di news, di cinema, di musica, si parla di che, di chi si parla? No, dico peccato che gli attori, ciao Sandro. No, cosa? No, dico peccato che chi parla siamo sempre noi, no? Nel senso, cioè, scusa, eh. Come chi parla? Tu hai detto nuovo Locali Tour d'autore, ma alla fine poi rimaniamo Gianni sempre Maritati, no, ma siamo sempre noi che praticamente conduciamo la puntata, non c'è nessun altro che
che conduce insieme a noi, no, dico, trovare qualcuno, no, una... vabbè. Non ho capito, cioè i Jalis si allargano? Va bene. Allora, chi vuole entrare nel gruppo dei Jalis, prego, si accomodi pure. Batteristi, tastieristi. Possono diventare tri-lis, quattro-lis, cinque-lis, six-lis, sette-lix, tutto lisse, no? Ecco, questa era Alessandra Drusiana, i microfoni di Localitour d'autore. E allora? E allora, ciao. È finita la puntata, Ale. Cioè, vorremmo anche chiudere, no? Che mamma dici? Mamma mia, questi 18 minuti sono veramente... Sono pochi, secondo me sono anche più di 18 minuti, ma non ce ne accorgiamo. Ecco. Un abbraccio, buona settimana! Accendo un fiammifero. Stanza tua rimasta chiusa, è un tempo frigorifero, è tanto che non davo ascolto a questa casa che parla ancora insistentemente di te, dei giochi sparsi a terra e briciole sul letto, le corse coi tuoi amici e le risate tra noi. Che un mostro ci ha rubato in un inganno ed io qui mi siedo, aspetto te. Lascio sul tavolo la lettera che parla di noi. Quanti chilometri distanti i tuoi occhi dai miei. Non so raggiungerti, dobbiamo crederci senza distruggerci. Preparo un piatto ed un bicchiere per la fame che avrai. Senza i miei bracci e le carezze, come sopravviverai? Cade una lacrima, sfiora la fiamma e noi restiamo immobili. Stavolta stiamo attenti a non bruciarci il cuore. Tra polvere e ricordi che si muovono, non riesci a respirare, non calmi il tuo dolore. E parlo ancora insistentemente di te. Mi sembra di tornare indietro e averti accanto. Le stesse scarpe uguali, anche il profumo che ho. Il vento che accompagna ogni mio tormento, ma mi siedo, aspetto te. Lascio sul tavolo la lettera che hai scritto di noi. Parole e segni incomprensibili che non sono tuoi. Non so raggiungerti, dobbiamo crederci senza distruggerci. Preparo il letto da due anni per il sonno che avrai. Senza i tuoi baci e i tuoi sorrisi, in quale vita adesso sei? Abbasso gli occhi in mare, vive la fiamma in noi, restiamo immobili. Fiumi di parole. Localitour d'autore.